Dal mini LASE, software per la composizione automatica dell'identikit a colori, al mini CrimeScope MCS 400, che consente di ricercare tracce biologiche e di individuare frammenti di impronte papillari. In occasione della 78esima Fiera del Levante di Bari, l'arma dei carabinieri, come ogni anno, si racconta. E quest'anno ancora di più, poiché ricorrono i 200 anni della fondazione dell'arma. Due secoli di storia durante i quali le metodologie di contrasto al crimine si sono evoluti fino all'utilizzo di sofisticati e ormai indispensabili strumenti tecnici per il repertamento della scena del crimine. Eccone qualcuno in vetrina nello stand allestito nel quartiere fieristico. Un'occasione per avvicinare la gente all'arma, spiegare come funzionano questi strumenti, senza dimenticare la mission principale, la tutela della pubblica sicurezza. Abbiamo cercato un po' di dare lustro a quelle che sono le nostra storia, le nostre tradizioni, perché quest'anno compiamo 200 anni di storia e quindi abbiamo dato lustro a uniformi storiche e soprattutto a dei lavori organizzati appunto per l'evento e per l'anniversario da studenti degli istituti d'arte e dei licei artistici di tutta la Puglia. In vetrina anche mezzi di pronto intervento, equipaggiamenti, divise storiche, robot della squadra artificieri antisabotaggio del raggruppamento operativo speciale del Comando Provinciale di Bari. Ma le vere novità sono la postazione web e il sistema di videosorveglianza riservato alle imprese. Stiamo facendo vedere ai numerosi imprenditori che sono in fiera la possibilità che hanno di adottare nei propri esercizi commerciali un collegamento con le centrali operative nostre e della Polizia di Stato appunto a salvaguardia del loro esercizio commerciale, che permettono all'attivazione del sistema di rapina anche un collegamento video, che è la novità appunto di questi ultimi anni, secondo un protocollo che è stato stilato a livello centrale dal Ministero dell'Interno con le maggiori rappresentanze dei commerciali.